Allora, ne ho un paio, senza dubbio. Uno è molto bello ed è il duello degli ultimi tre giri a Barcellona nel 2009, quando Rossi e Valentino con la Yamaha si giocavano la vittoria e Valentino si è reso protagonista di un sorpasso all'ultima curva, dove di solito è impossibile passare, riuscendoci e vincendo quella gara. Fu una telecronaca divertente per noi, adrenalinica, e quello è un episodio che ricordo con grande piacere. Potrei dirtene altri mille, però se mi chiedi quale mi viene in mente, di solito a me viene in mente Barcellona 2009. Poi ce n'è uno brutto e doloroso, che però dal quale non posso prescindere, perché comunque è una parte importante della mia carriera di raccontatore, pur rappresentando una ferita profondissima, che purtroppo è la scomparsa di Marco Simoncelli. Trovarsi a raccontare la morte di una persona a cui vuoi bene nello sport che ami è una cosa che non auguri al tuo peggior nemico. Motori Sky in questo momento direi che è totale, insomma, i tre mondiali più interessanti li abbiamo tutti e tre: MotoGP e Superbike per le moto, la Formula 1 per le auto, più avete visto una quantità di altre proprietà ad integrazione, diciamo, che credo facciano, per chi è abbonato a Sky, fanno dell'abbonato a Sky in qualche modo un privilegiato se è appassionato di motori. Mi divido la mia passione tra moto e macchine, inteso come mezzo di trasporto che mi dà adrenalina, mi dà emozioni e sensazioni in maniera uguale, direi. Non so dire se sono più motociclista, arrivo o automobilista. Tra Formula 1 e MotoGP, per motivi professionali evidenti e di conoscenza, sono più legato alla MotoGP, ma amo moltissimo anche la Formula 1. Seguite la stagione motori su Sky Sport. Ciao!